Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesco Liucci e sono un giovane professionista di tennis. Nel video di oggi continueremo la nostra preparazione atletica, ma ci sono stati alcuni cambiamenti e soprattutto anche dei problemi. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che martedì prossimo voglio creare un video completamente diverso. Voglio andare a rispondere a tutte le vostre domande che mi avete fatto in questi giorni e che magari mi farete proprio qui sotto nei commenti. Quindi se avete qualche dubbio o curiosità, scrivetela qui sotto nei commenti e nel video di martedì, sempre alle 21, andremo a rispondere a tutte queste domande. Ora iniziamo. Come vi ho già detto, dall'inizio ci sono stati davvero tanti problemi dovuti al tempo. Questo perché? Perché è davvero difficile trovare a Roma dei campi coperti per una serie di motivi. Quindi in questa settimana lunga, quindi non c'è stato il video di martedì proprio per questo, in questa lunga settimana siamo andati a lavorare talmente tanto a livello fisico. Quindi abbiamo inserito anche la piscina, abbiamo fatto davvero dei lavori completamente diversi e molto più pesanti e mirati. Sicuramente manca ancora tanto, questa è la seconda settimana di carico del secondo giro, quindi non so quante ne siano, credo ne siano 3 o 4. E ne manca ancora un'altra prima di Natale. Poi durante la settimana di Natale andremo a fare uno scarico e poi magari vi porterò anche di quella settimana di scarico compresa delle vacanze, perché sicuramente ci saranno le vacanze di mezzo, ma è comunque molto importante continuare il nostro percorso e la nostra programmazione. Sicuramente ci sarà un giorno di riposo che magari capita il 25, che è anche domenica, quindi credo sia davvero perfetto. Quindi, ricapitolando, abbiamo fatto talmente tanti lavori per quanto riguarda la parte atletica, soprattutto fuori dal campo, sia in palestra, quindi talmente tante ripetizioni, anzi tutti esercizi di forza in maniera piramidale, quindi partendo dal nostro carico normale con 10 ripetizioni fino ad arrivare a 4 ripetizioni alzando sempre di più il peso e poi riabbassandolo. Devo dirvi che dopo una barra due settimane di lavoro fatto così mi sono venuti un po' di dubbi che poi siamo andati a chiarire sia con il preparatore atletico che magari con il maestro di tennis. Questo perché ero completamente immobile negli ultimi giorni dovuto anche dal carico. In questo ultimo giorno, proprio oggi, andremo a vedere anche cosa abbiamo fatto, siamo tornati a giocare a tennis. Fisicamente mi sentivo davvero molto meglio, molto più reattivo, veloce e rapido, e quindi stavo andando così tutto alla grande, fin quando poi non è arrivata l'atletica del pomeriggio, dove siamo tornati un'altra volta a fare lavori piramidali soprattutto della parte bassa, e magicamente nel pomeriggio ero sfinito. Allora ragazzi, mi raccomando, il 60% di voi che guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Mi raccomando, fatelo, a voi davvero non costa nulla, a me dareste una grande mano nella crescita qui sul canale e per creare sempre nuovi contenuti. Per quanto riguarda la parte tennistica, che pian piano stiamo gestendo su diversi allenamenti, stiamo cercando di continuare sempre con gli stessi esercizi. Quindi non vi porto nulla di diverso dal solito.
ci stiamo sempre focalizzando sui nostri obiettivi e sui nostri punti deboli da dover migliorare. Quindi soprattutto tanto servizio e risposta, ma così come tanti spostamenti. Stiamo inserendo pian piano dei punti e delle soluzioni diverse di gioco. Come potete vedere, questa mattina abbiamo fatto sì degli spostamenti, ma anche inserendo delle situazioni nel gioco. Esempio, l'esercizio di questa mattina era fare due diagonali, una palla a lungolinea e poi dalla palla a lungolinea della difesa bisognava cercare di cambiare l'inerzia del gioco. Quindi è già una situazione tattica di un punto che stiamo svolgendo semplicemente con tante ripetizioni e spostamenti, ovviamente. Quindi sicuramente i lavori stanno pian piano cambiando, ci iniziamo a preparare anche per quanto riguarda i tornei e poi ci sono tutte altre cose che pian piano vedrete nei prossimi giorni. Mi raccomando, non dimenticatevi di andare a commentare sotto questo video se avete delle domande o delle curiosità, perché andrò a rispondere a tutte le vostre domande in un video martedì alle 21 e domenica alle 18. Ciao!